Oggi vediamo insieme il ti sa giù. Allora, giù è sempre la tecnica di braccia, quindi che va dalle dita fino al gomito. Ti significa area bassa, significa terra in generale, quindi andremo a vedere un movimento che copre l'area bassa. E sat, in maniera edulcorata, significa tagliare. Il suo significato letterale è uccidere, quindi passaci il termine di tagliare, quindi la mano che taglia in basso. Tecnicamente ti sa giù che cosa fa? È sempre un movimento che va dall'esterno verso l'interno, dall'alto verso il basso e da dietro verso avanti, quindi sempre un movimento tridimensionale. La cosa che ti devi ricordare nel ti sa giù è che la nocca dell'indice, che è il nostro indicatore esempio che ci fa capire qual è l'altezza giusta, la nocca dell'indice andrà portata all'altezza del tan tien basso, quindi il punto di riferimento basso. Il punto di riferimento basso lo puoi calcolare più o meno 4 dita sotto l'ombelico. Adesso dito più, dito meno, però l'idea è quella di andare in quest'area qui. Dipende Dipende da dove c'è l'ombelico. dove c'è l'ombelico, quindi ovviamente l'area è la tua e lo decidi tu. La cosa importante ti sa giù sarà quella di non buttare il braccio verso l'esterno, ma appunto di chiudere il braccio verso l'interno.